grains in it, or no gluten or no dairy. Un'altra pizza night. Pizza pizza. Ah, questa è la mamma di Nicole, Mary. Yeah. Più speciale. Sì, che sì, ci ciao. Possa essere. Mucho ciao. Mucho that's ciao. My, she said. That's your pizza. Though. Ragazzi, questa è la mia pizza. L'ultima esperienza di pizza l'ho fatta sulla teglia. Grazie a tutti. Sto andando con il babbo di Nicole a Orange County a prendere un pezzo di una macchina classica che ha il babbo di Nicole. Troppo cool, contento, perché mi piace andare a vedere queste cose. È un posto che non ho mai visto, vendono tutti cose per macchine antiche, classiche. Figata. Vai, due cavi e poi andiamo. Let's go! Questo è un posto Orange County, Huntington Beach per esattezza. Andiamo a vedere, sono curioso, andiamo a vedere. Mentre qui vieni e compri tutto quello che ti serve, fighissimo, ti ha una macchina antica. Siamo a un tipo ancora, ma sono col babbo di Nicole qui dietro. Questo è un giorno di Home Depot, come la mia domenica. Ogni domenica è di Home Depot. Però quando qua c'è il babà di Nicole, ne approfitto perché comunque lui è un grande in queste cose. Perciò lui mi darà una mano. Maniglia per la nuova porta. Lui piace di più di me, Home Depot. L'ho preso da lui. Sto cercando di capire se questo va con la piccola che ho. Accendere e spegnere la PlayStation, ragazzi. Clap on. Check. Check. Wait. Grazie che c'è qua lui, grazie. Nicole vuole decorare un po' la casa. Una palma piccolina fuori, come questa. $80, non è male. Qualcosa poi da mettere un po' di piante, come basso in legno, sai, quei porta, insomma, qualcosa di... Questo è il concetto che voglio fare fuori di casa quest'estate. Coprire tutto. Mi piace l'idea. Quindi tutto in legno fuori. Va, va, beep. Here we go. E io pago. Ti ricordo che sarò un eroe quando arrivo a casa. Yeah, anche questa è andata. Ora andiamo a litigare con un negozio che ci ha venduto il tavolo, che è già rotto, mai usato. Andiamo. Cambieranno il tavolo gratis, fantastico, molto bene. Questo è un posto bellissimo. Ci sono un sacco di prodotti anche italiani, World Market. La cosa che compro qua sono sempre Kinder per le lenniglia della Ferrero. Un sacco di cose da Ferrero qua. Care, vado da Ferrero. Tutte cose strane, cose. Bello. Rocky. Devo comprare Kinder per le lenniglia, se no mi ammazzano. Devo andare a una festa. Una festa di compleanno di un compagno di scuola di Lera in Emilia. C'ho voglia? No, ma devo, sì. Girls, guess what? sit down on the stairs. What's your favorite things in the whole world? Kinder. Really? Yeah. Are you sure? I only saw orange. Close your eyes. I thought I saw yellow. Close your eyes. Do not open your eyes, okay? Do not open your eyes. Don't open your eyes! Open your eyes! Alright, so Friday, they pay for everything. Wow. They're gonna come over, drop the new one, pick up the old one. La famiglia Golfiere è pronta per andare a un party di compleanno. Andiamo. È stato veramente difficile mettere in piedi tutte ste donne, ma ce l'abbiamo fatta. Beh, quindi questo è un posto dove facciamo, dove fanno feste per le bambine. Ehi,
Mi sono dimenticato i regali. Grazie, mamma. Oh, sempre attenta, Nico. Questi sono posti super organizzati dove comunque i genitori non fanno nulla, perché queste persone sono addestrate per intrattenere i bambini. Yeah! Troppo, troppo bello. Tutto organizzato. Bravo, ciao. Signori e signori, siamo ancora una volta qua su Puntini di Marina Harbor Anchorage con Justin. Justin è mio carissimo amico, grandioso. No, è un po' italiano, un po' mafioso. Oh, vero. Ancora per una volta, chi non conosce Justin, lui compra barche, le mette a posto e poi le vende. E quindi ora, questa è una barca da pesca. Wow, it's a lot of work in progress, Justin. Cool. The boat's not so bad. Oh, God. Yeah. Mean, the smell is kind of make me sick. Poi c'è la parte anche sopra. Beautiful. Yeah, it's all, you know, I redid them. They're new. Ora, come al solito, io devo fare un giro in barca, se no non sto bene. Questa è una barchettina molto carina e molto veloce. Oggi è una giornata frescolina, però è bello uscire in barca. Let's go, Justin! Tipica situazione dove piove col sole, sta facendo un freddo, porca paletta che freddo che sta facendo in California. Non si capisce nulla veramente. Io oggi sono di daddy duty, devo andare a prendere Lele e Emilia a scuola, la serattina devo cucinare a Lele e Emilia. Gli ultimi due giorni sono stato un po' fermo perché Emilia non è stata bene, abbiamo un po' spaventati perché stavo all'ospedale, al dottore, non stava bene, aveva mal di stomaco per quasi tre giorni, quattro giorni. Il dottore, siamo all'opera, brababà, cici cocò. No, il dottore ha detto che è tutto a posto, ha assolutamente un virus. Infatti, ieri sera già stava meglio, comunque succede. Vita da padre, vita da genitore, non da padre. Piove! Eh sì, piove ragazzi. Cosa farò da mangiare le pistoline stasera? La pasta... inventerò qualcosa. Qua ragazzi in California quando piove, disastro, disastro. Non sanno cosa fare. Ma vai, ma c'è i cristalli e vai, disgrazia. Ha nevicato a Sacramento, ragazzi. Veramente molto raro. Cioè, non c'è neanche le nuvole qua sopra. Boh, finito. Che poi ho lavato la macchina stamattina, tra virgolette. Ora siamo a prendere le Emilia. Pronti? Via! Vabbè, what are you doing? I'm learning how to drive space. Okay. And I help you go to space. Yeah. Alright, let's go, monster. Let's put the... Stop, Daddy! What? Can you hold the space? Yes. Questo asilo è stupendo, veramente. Non volete andare a casa? Ah, c'è la pupazza, non sono stanco. Abbastanza. You're not tired? Come on, let's go. Emilia, are you crazy? Non salire con le scarpe sulla pelle. Scherziate fottute. Vai, noi ci vediamo a casa. Ah, serata da paura. Ciao!